Per me è doveroso in questo momento fare un particolare ringraziamento a mister Luciano Spalletti, perché nel calcio purtroppo mi sono accorto che la memoria è corta, ma noi non ce l'abbiamo corta, quindi dobbiamo assolutamente ringraziarlo per quello che ci ha dato, per le emozioni che ci ha fatto vivere e quello che ha fatto. È stata una sua scelta dolorosa, come nei rapporti soprattutto umani che si instaurano per tanto tempo. Abbiamo rispettato la sua scelta. E ne abbiamo preso atto. In questo momento lo ringraziamo e lo ringrazieremo sempre di quello che ci ha fatto vivere, ma sono felice altrettanto di presentarvi il nuovo allenatore della Roma, mister Claudio Ranieri, felice per mille motivi. Il primo perché è stato un nome che mio padre, Franco Sensi, ha fatto nel tempo, ricorreva nelle sue scelte, nelle sue decisioni, quindi in un certo senso sono contenta che in questa occasione ho continuato a dare retta ai consigli di mio padre e poter scegliere la persona che avrebbe scelto lui in questo momento. Sono contenta perché abbiamo fatto una scelta di un grande professionista che ha un'esperienza in club italiani importanti e anche europei, per cui la sua professionalità è indiscussa. E non ultimo, di rappresentare in questo momento la Roma nelle sue punte, diciamo, nei suoi ruoli più evidenti, che è, appunto, scusate l'italiano, viene rappresentata da tre persone che sono in primis, poi tutti gli altri, ma soprattutto tre persone che sono romane e romanista. Questo è un qualcosa in più che sono sicura che i tifosi sapranno apprezzare, pur apprezzando anche gli altri, sapranno capire, perché l'identità di questa città, di questa maglia, di questi colori, continua ad essere fondamentale per questa società. Io posso dire tante cose. Rispetto a mister Spalletti e rispetto a quello che è stato il nostro rapporto in questi 4 anni, sicuramente ci siamo parlati diverse volte. Io vi posso dire umanamente che non mi sarei aspettato dal punto di vista caratteriale, conoscendo l'uomo, che potesse abbandonare un po' la nave in questo momento, però io rispetto lui, rispetto quello che ha fatto, rispetto le sue motivazioni, per cui non mi sento di. Non mi sento di dire altro. Evidentemente ha fatto delle scelte, ha preso delle decisioni, presumo motivate, perché una persona intelligente non poteva che farlo, quindi avrà le sue ragioni e per questo noi lo rispettiamo. Preferirei parlare oggi ringraziando Mr. Spalletti di Mr. Ranieri.